Ciao a tutti, rieccoci. Nuovo video recensione. Ho terminato mentre ero via per il weekend il primo romanzo di una serie di Stuart McBride. Io lo possiedo in questo tomo mega giga che comprende quattro romanzi. Me l'ero portato via per il weekend pensando di fare una cosa intelligente, ovvero wow, posso leggere all'infinito perché ce li ho tutti uno in filo all'altra, e ho fatto un'emerita cavolata. Non penso che acquisterò più i tomi così, con i romanzi tutti insieme, perché è di una pesantezza e scomodità da tenere in mano allucinante. Quindi, in questo caso, io ho letto il primo, ovvero dov'è Il collezionista di bambini, Stuart McBride, e fa parte delle indagini del sergente McCree, non lo so. Allora, è un thriller, ovviamente, un poliziesco. Mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Mi viene quasi da dire che no, non mi è piaciuto. Gli ho dato 3 stelline perché mi sentivo in colpa a darne due, perché mi pare brutto denigrare. Comunque lui si è impegnato e tra l'altro io so che è molto apprezzato come autore. Per quello avevo acquistato, avevo trovato questo tomo usato, soli 4 euro per 4 romanzi, e me l'ero comprato. Ma ho fatto una fatica a leggerlo. Non so se un po' era dovuto dalla noia di dover avere sto mappazzone in mano. Ho fatto davvero tanta, tanta, tanta fatica. Anche la storia in sé, non il tipo di scrittura. Il tipo di scrittura scorre, però la storia in sé non aveva, secondo me, tanti colpi di scena che ti dicono: "Wow!" Quindi, boh, mi ha quasi un po' annoiato. Cioè, ci sono tantissime situazioni diverse, varie indagini. Quindi si passava da un discorso all'altro. Insomma, no, no. Infatti pensavo di fare una cosa buona, così ho detto: "Oh, così io che amo le serie, ne ho già i primi quattro." No, non so quando leggerò gli altri, cioè magari li leggerò quando non avrò proprio più nient'altro da leggere, cioè mai, perché continuo ad acquistare. Quindi, niente. La storia parla di, è ambientata in Scozia, ad Aberdeen, e parla di una serie di rapimenti e omicidi di bambini, anche piccoli, quindi ero anche incuriosita nel leggerlo perché non so se è normale questo, ma le storie abbastanza cruente e crude tendenzialmente mi interessano, nel senso che me le aspetto molto coinvolgenti. Cioè, non si parla neanche così tanto di sti bambini. Vabbè, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Spero di non aver fatto una figuraccia, ma i gusti sono gusti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!